Lo sport è anche e soprattutto veicolo di socializzazione e sani valori. Lo hanno inteso proprio così i circa 300 protagonisti che hanno partecipato al progetto Fair Play di Pallamano, un'iniziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ideata dalla Federazione Italiana Gioco Handball e sponsorizzata ad Andria dalla polisportiva Gimnica Sveva del presidente Riccardo Sipone. L'appuntamento conclusivo del progetto, che ha coinvolto gli alunni degli istituti andriesi Iannuzzi di Donna, Verdi Cafaro, Imbriani e Rosmini, si è svolto presso il Palasport di Corso Germania. È terminato così un percorso che ha consentito ai ragazzi di Andria di svolgere durante l'anno allenamenti diretti da tecnici federali. Tutto è partito dall'interesse suscitato dalla nazionale italiana di pallamano, che ad Andria ha sfidato lo scorso 12 gennaio la selezione cipriota in un incontro valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in programma in Qatar nel 2015. Interesse che non è andato disperso proprio grazie al progetto Fair Play. Presente all'appuntamento finale anche Angelo Di Carolo, delegato nazionale della Federazione Italiana Gioco Handball. Premiati inoltre i giovani atleti della formazione Under 12 della polisportiva Gimnica Sveva Andria, capace nell'ultima stagione agonistica di vincere il titolo provinciale e di salire sul terzo gradino del podio nella fase regionale. Idem tutte le scuole che hanno partecipato all'iniziativa. Ogni alunno, infine, ha ricevuto in dono la maglia ufficiale della Federazione Italiana di Pallamano.